cominciando dalla Grecia, certamente la situazione è molto molto difficile per il governo greco. Qualcosa la Grecia, se non sono sciocchi in Europa, qualcosa la Grecia otterrà di quello che Syriza pensava, ha promesso agli elettori, cioè è possibile che il debito greco venga ulteriormente, perché la Grecia di concessioni già ne ha avute molte, per l'amor del cielo, concessioni che poi hanno fatto in modo che le banche tedesche e francesi potessero uscire indenni dai crediti che avevano concesso la Grecia. Di concessioni ne ha avute, hanno salvato le banche tedesche e francesi, nel senso che l'Europa è possibile che conceda un'ulteriore dilazione dei debiti che la Grecia ha, cioè la Grecia potrà pagare i debiti, adesso li deve pagare dal 2020 in poi, li potrà pagare dal 2030, non li pagherà mai nei fatti, e tassi di interesse ancora più bassi, già li è molto bassi, li avrà, potrebbe avere ancora più bassi. Quindi in un certo senso l'Europa, se non è sciocca, va incontro non a una cancellazione del debito come credeva Syriza, come pensava Syriza, ma perlomeno fortissima dilazione del debito, sine die sostanzialmente. E questo è sufficiente, ma in un certo senso sarebbe stato sufficiente anche se tutte le domande di Syriza fossero state esaudite, sarebbe stato questo sufficiente per un rilancio dell'economia greca e un programma sociale di ampia portata? Probabilmente no, l'economia greca è comunque molto debole, avrebbe necessitato di ulteriori aiuti esterni, regali esterni, che non sono nell'ordine, delle cose in questa Europa e sono comunque molto difficili. Quindi la situazione greca è molto, per la Grecia navigare da sola fuori dell'euro è un'impresa formidabile, quindi insomma Syriza potrà sopravvivere a questa situazione, ma potrà dire che parte, se tutto va bene, che parte delle sue richieste sono state soddisfatte, ma molto poco, potrà fare delle cose all'interno nella direzione della giustizia sociale, ma insomma forse la domanda che vale la pena chiedersi è se Podemos potrà fare qualcosa, ma l'idea è che qui governi di sinistra forse potranno realizzare qualcosa se riescono in qualche modo a far saltare l'euro, magari idealmente far avere una crisi di nervi ai tedeschi, e se la Germania uscisse qualcosa di serio si potrebbe fare, ma siamo nel se. Questo, ecco, qui secondo punto, quella della irreformabilità dell'euro, ecco, un'altra Europa non è possibile, questo dobbiamo dircelo chiaramente. L'Europa, la Germania ha altri interessi, non ha assolutamente non ha nessun interesse a semplicemente a un'Europa diversa, l'Europa che la Germania, né hanno interesse a un'Europa diversa le classi dirigenti italiane e francese, dopodiché, perché l'Europa è uno strumento, un cavallo di Troia, in particolare l'Europa monetaria, per molti aspetti anche l'Europa tout court, un cavallo di Troia per le politiche liberiste, quindi veramente fondamentalmente nessuno ha un interesse per un'altra Europa. Quindi quello che dobbiamo sperare è un incidente che metta in crisi l'Europa, che potrebbe anche provenire, un incidente in cui dobbiamo anche batterci perché ci sia, che renda l'euro, perché un'unione monetaria si rompe se diventa politicamente insostenibile, diventa insostenibile per i mercati e politicamente insostenibile. E quindi in questo incidente possiamo contribuire ampliando l'opinione pubblica che è contro l'euro, affinché, diciamo, questo incidente possa accadere. Idealmente questo incidente sarebbe interessante che portasse la Germania, l'opinione pubblica tedesca, a chiedere l'uscita dall'euro. Questo potrebbe accadere se, diciamo, alcuni paesi europei chiedessero e l'Europa fosse sul punto di cedere delle concessioni che alla Germania possono costare, l'opinione pubblica tedesca potrebbe essere incitata a ribellarsi a questo e la Germania uscire.
se la Germania uscisse, questo faciliterebbe una transizione a una situazione post-euro, per problemi tecnici, perché una rottura dell'euro to cure crea degli squilibri finanziari, degli sconquassi finanziari molto forti, che potrebbe essere evitata se solo un paese qualche satellite, esce. Un euro sud potrebbe essere, quindi Francia, Germania, Italia, diciamo, poi e satelliti, potrebbe essere avere una moneta sufficientemente forte. Sono paesi non mercantilisti, quindi che pensano alla crescita guidata alla domanda interna, e potrebbe fare delle politiche interessanti, avendo una valuta anche abbastanza forte, per cui diciamo, potrebbe essere un'area che sostiene la domanda interna, un po' come gli Stati Uniti, senza badare troppo a eventuali squilibri di bilancia dei pagamenti. E quindi potrebbe essere questa un'ipotesi interessante, per cui battersi, ma ripeto, l'Europa è riformabile, ma dobbiamo contribuire a creare dei presupposti affinché vi sia un incidente che porti, diciamo, l'euro verso la rottura, possibilmente della politica addetta, di una crisi di nervi politica tedesca che porti quel paese ad andarsene, perché quel paese è il vero problema europeo.